Ibrahim Giré, presidente della cooperativa Città Colori. E Ibrahim Giré ci racconterà proprio la sua testimonianza di vita da un punto di vista personale, quindi di come ha vissuto la migrazione e di come questa integrazione sul territorio è diventata reale e possibile. Grazie Silvia. E mi presento, io sono Giré Ibrahim, sono maliano, nord-ovest dell'Africa. Vabbè, non so neanche, via anche del tempo, cerco di essere davvero breve con questa piccola testimonianza. Ho 30 anni, sono nato in una famiglia normale, quindi con padre e madre e le sorelle e anche il mio piccolo fratello. Sono andato a scuola, in una scuola pubblica, quindi da noi c'è anche questa possibilità di andare nella scuola pubblica, ma l'istruzione è quella che è, quindi non è massimo dalla nostra parte. Però comunque ho avuto anche questa piccola scolarizzazione. E dopodiché, diciamo verso il 2010, intanto prima della mia nascita, Mali è sempre stato vittima di colpo di Stato, regolamento del conto, e non è mai stato un paese che c'è la pace continua in una fila logica. E poi ultimo colpo di Stato è stato nel 2012, da lì ero abbastanza grande, anche se qui in quell'età, diciamo di 15, 16, 17 anni, sei ancora un bambino qua, ma a casa mia, visto la realtà dei dati di fatti, devi crescere velocemente. E in quel caso là ho provato in diversi luoghi di lavorare anche intorno ai Mali, ma non è andato così bene, e visto tutta una serie di difficoltà ho dovuto andare via, ma proprio lontano, in Algeria, poi dopo l'Algeria, Libia, l'Italia. In questa partenza mi viene sempre da dire, perché poco fa sono stato a un convegno, una signora durante il suo intervento ha detto che siamo tutti migranti. Come? Cioè che una donna che è incinta, che partorisce, cioè il bambino, bambina, la prima cosa che piange, cioè la prima cosa che fa è piangere, perché da lì, nella ventre della mamma, è uscito fuori, quindi ha dovuto immigrare. Quindi l'immigrazione parte proprio da lì, cioè perché hai lasciato un posto sicuro per sempre. E quindi si inizia un nuovo cammino. Infatti qua spesso dico ai miei interventi che sono nato il 5 luglio del 2016 in Reggio Calabria. Cioè da in quel momento, quando sono sceso in Reggio Calabria, la mia vita è cambiata per sempre. Infatti cerco di smettere un po' con questi racconti, perché ogni volta che comincio a raccontare mi commuovo, quindi parto, visto che è bello. Grazie davvero. E niente, parlerò un po' di Vallilana, cioè, e tutti i comuni che sono intorno. E oggi lavoro come mediazione, professione, sono mediatore interculturale, ho fatto diverse formazioni, ho frequentato davanti diversi veterani, sempre per avere l'esperienza di questo lavoro. E quindi da quando sono qui in Italia non è semplice, ho avuto tante difficoltà, ma grazie a quelle 3-4 persone che sono intorno a me, sono stato fortunato. Oggi qua c'è presente la mia vicepresidente Elena Gianotti e il suo marito, li ringrazio, li saluto, e senza di loro sarebbe decisamente tutto diverso. Quindi sull'integrazione
diciamo che non c'è fortuna, perché la novità fa sempre paura, che sia per l'estraniero e che sia l'ospite che l'ospitante, la novità fa sempre paura, però ognuno ha il suo tempo, ci sono alcuni che riescono a superare in giro di una settimana, due giorni, e ci sono quelli che mettono più tempo, anche a 10 anni. Poco importa, però deve essere chiaro che la prima cosa è di avere l'amore di dove ti trovi, il lavoro che ti piace, le persone che sono intorno a te, non che uno ti parla bruttamente un giorno, che vuol dire che tutti coloro sono cattivi. Non è semplice, però man mano ognuno cerca di ragionare in quel senso, e di sicuro possiamo cambiare che sia la nostra vita privata, ma anche coloro che vivono intorno a noi. Non posso andare avanti senza ringraziare la cooperativa Maria Cecilia, soprattutto Gianluca, Silvia e tutti gli altri operatori che mi hanno accompagnato, mi hanno dato l'opportunità di andare a fare testimonianza in diverse scuole qua intorno, e sti rubacuori, che io li chiamo così, sti ragazzini, mi hanno scritto una 30 di lettere. La sera mi sono messo lì con la mia vicepresidente e il consigliere, il suo marito, e leggevano, cioè mi sono commosso tanto, perché non credevo che questi ragazzi possano ragionare in questo modo, perché brevemente io gli ho fatto capire che essere nato qua è una fortuna, quindi ciò che loro hanno devono prendere, perché è una cosa davvero importante. Non tutte le parti del mondo hanno questa fortuna di avere un paese abbastanza sicuro, e esci, ci sono altre parti del mondo che esci la mattina, o la mamma o il papà o il tuo fratello o anche tu stesso, e non sai se torni la sera, per tutta una serie di cose. E quindi i ragazzi credo che hanno capito molto bene, si vede anche nelle loro lettere, e sono davvero contento dell'opportunità. E niente, oggi parlando anche della mia professione, sono, come ha detto Silvia, sono presidente di una cooperativa sociale, lavoriamo con una 30 di mediatori, anche lì siamo partiti con l'amore e con un'idea abbastanza chiaro di essere utile. Perché senza dialogo sensato, rispettando anche tutta una serie di cose, non si può andare avanti. Quindi il dialogo è fondamentale, confrontarsi. E oggi diciamo che sta andando molto bene rispetto a come lo pensavo, perché quando pensi e ti metti lì a operare, le cose possono cambiare radicalmente. Ma io credo che oggi sta andando molto bene, anche l'opportunità di oggi a ritrovarmi davanti a voi, per me è davvero un onore, anche solo 2 minuti. E niente, ringrazio tutti e scambiamo. E poi ci sono vari azioni, ci sono gli operatori, gli educatori, gli assistenti. Cioè, ognuno fa la sua parte, la parte giuridica, però insieme io credo che si può migliorare davvero. Siamo comunque nella buona strada, non è semplice, la strada è ancora lunghissima, e quindi dobbiamo impegnarci di più, e sicuramente andrà.